verso la fine del video precedente ho detto che la presenza della resistenza al denominatore di questa formula di tau si spiega perché una resistenza piccola fa aumentare più rapidamente la corrente elettrica scatenando la reazione del solenoide. Però in realtà la spiegazione corretta potrebbe essere un'altra, e cioè che una resistenza piccola rende più grande il massimo valore di corrente raggiunto, quindi Imax, che vale F su R. Allora la corrente elettrica, dovendo raggiungere un valore più alto, ci mette più tempo, allungando così il tempo necessario alla corrente a salire fino al valore massimo. Oppure potrebbe essere che una piccola resistenza, facendo passare molta corrente, permette grandi escursioni dell'intensità di corrente e grandi variazioni nel tempo. In altre parole, con una piccola resistenza questo livello Imax è alto e quindi questa curva di salita presenta rapidità di variazione maggiori. Se invece la resistenza fosse molto grande, questo livello Imax sarebbe molto più basso e di conseguenza anche questa curva di salita di corrente presenterebbe variazioni nel tempo molto meno veloci, rendendo quindi più debole l'effetto dell'induzione elettromagnetica.